Diciamolo, girare un remake è sempre una sfida. Di recente Svevo Moltrasio, nel suo canale, ha pubblicato un video «Come muore il cinema in Italia, capitolo secondo, i film». A titolo di esempio, e cito, per il complesso della produzione italiana, confronta due film. Il francese «C'est la vie, prendila come viene», titolo originale «L'essence de la fête», pellicola del 2017 di enorme successo, e il suo remake italiano del 2022, Il giorno più bello, mettendo a un certo punto a confronto due scene del film, l'originale e il remake appunto. Il parallelo tra le due scene ci è sembrato così interessante da meritare un'analisi approfondita. Il film racconta le vicissitudini che accadono durante la preparazione di un ricevimento di matrimonio e il ricevimento stesso. Il punto di vista è quello dell'organizzazione, almeno in modo prevalente. La scena in questione è quella in cui il fotografo sta scattando le foto agli sposi quando improvvisamente entra in campo la madre dello sposo. Vediamo l'originale francese con i dialoghi italiani curati da Anton Giulio Castagna e poi lo analizziamo. No, no, si tolga dall'inquadratura, ma tu guarda quella befana. La befana è mia madre. Mammina, spostati per favore. Sì, brava mamma, si tolga Grazie. Dall'inquadratura. Riprendiamo. Bene, ecco sì, bravo, bene. Fantastico, No, 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 signora, lei non può restare qui. Ma io sono la mamma. Sì, sono tanto felice per lei, ma facciamo che lei fa la mamma e io faccio il fotografo. Avrà le foto dopo, in vari formati. Forse anche magnetiche. Bene. Signora, gliel'ho detto gentilmente, vada via. Iniziamo l'analisi della scena partendo proprio dall'originale francese. Per farla usiamo un parallelo. Simuliamo che lo spazio dell'azione scenica sia simile a quello di un campo da calcio. Posizioniamo gli sposi a centrocampo, posizioniamo la madre dello sposo nella porta di destra, il fotografo col suo assistente nella porta di sinistra. Dal punto di vista simbolico, questo è uno scontro, una sfida tra chi usa e abusa delle nuove tecnologie, in particolare gli smartphone, in grado di fare ottime foto e girare ottimi video, e chi questa nuova tecnologia è costretto a subirla, il fotografo. Più avanti nel film, infatti, si dirà che il fotografo ai matrimoni è sempre meno richiesto, poiché spesso le coppie preferiscono magari un giovane, un nativo digitale, il quale pagato molto meno, con delle attrezzature abbastanza comuni, come può essere appunto uno smartphone, è in grado di fare foto e video abbastanza buoni. Alla base della gag, quindi, c'è uno scontro, una sfida. Una netta invasione di campo tra vecchio e nuovo. Così la madre, che sarebbe anziana, è in realtà nuova, il nuovo. Lo spazio scenico è diviso benissimo, poiché a centrocampo c'è una unione. Una unione uomo-donna al centro e una opposizione uomo-donna agli estremi. Il campo quindi di destra, quello occupato dalla madre, è il campo di chi ha accolto le nuove tecnologie, con lo stile di vita che questo comporta. Il campo di sinistra, invece, è il campo della squadra, diciamo così, che il nuovo stile lo subisce. La scena è costruita talmente bene da essere anche prolettica. L'unione centrale dei due sposi a centrocampo è la visione finale di quella che sarà, alla fine del film, l'unione tra la madre e il fotografo, dove Galeotta sarà proprio un'app suggerita dall'assistente. E quindi la vittoria definitiva della madre, dello sposo, sul fotografo. Qui l'assistente in qualche modo funziona da destino silenzioso, che aspetta il momento giusto per colpire. Tutta la scena si svolge sulla linea mediana che attraversa il campo, da porta a porta. L'inquadratura di partenza è perfettamente simmetrica, i due sposi sono al centro e in fondo, da dietro i due sposi, come se sbucasse dal nulla, esce fuori la madre, che si sposta verso destra. L'attacco, quindi, che serve alla madre per fare gol, è a sorpresa. Si palesa, scatta sulla fascia e arriva nella porta avversaria. Per quale motivo la madre sbuca dal nulla dietro gli sposi? Perché è il tentativo simbolico di cercare una unione tra vecchio e nuovo, laddove chi dice all'altro vecchio diventa vecchio lui stesso rispetto a chi è anziano ha accolto le nuove mode. È di fatto un attacco a sorpresa.
Il piano simbolico e il piano comico collimano perfettamente. Per quale motivo poi la madre va verso la nostra destra dello schermo? Perché è simmetrico rispetto all'inquadratura successiva dove l'assistente è a sinistra e il fotografo è al centro, liberando spazio a destra. Dal punto di vista inconscio, vedendo prima la madre avanzare sulla destra, ora percepiamo che c'è nello spazio vuoto alla destra del fotografo qualcosa che può essere riempito proprio da chi viene da destra. In definitiva sappiamo già che da quel lato si può fare gol, cioè quello è il lato indifeso. Questo è importante perché verso la fine vedremo l'inverso. L'assistente a destra, il fotografo al centro e la madre a sinistra perché logicamente viene da destra. Qui c'è un altro aspetto dell'azione comica da segnalare, una ellissi temporale. La madre cioè scatta sulla fascia e nell'inquadratura dopo abbiamo la sorpresa di vederla subito accanto al fotografo senza che abbia percorso tutti i metri necessari. Questa ellissi temporale permette di far scattare la risata perché non ce l'aspettiamo, ma è anche sul piano simbolico l'irruzione improvvisa di qualcosa che hai cercato sempre di tenere lontano ed un tratto, senza sapere come abbia fatto, te lo ritrovi addosso. Qui, con un classico campo contro campo, inizia l'attacco e la difesa tra la madre e il fotografo. Ma il gol è segnato, la meta è arrivata e ormai da dietro e non più da davanti si può continuare a forzare la mano. Chi è il fotografo? Signora, adesso che sono entrambi nella giusta posizione? Vediamo adesso la stessa scena nel remake italiano. Vedi, adesso fanno gli sposi felici e io non scatto. Aspetto un momento di verità. Signora? Signora è in campo. Ma non può stare lì sta babiona, dai! Ehi, la babbiona è mia madre? Ho capito, ma non può stare lì! Mi hai sentito? La babbiona è mia madre! Pier, ma come ti permetti? Ma mamma, scusa, ti giuro, è stato lui! Vabbè, adesso ne facciamo una in cui fai vedere quanto l'ami. Prendila in braccio. Ma non tua madre, la sposa! La scena non termina qui. Prosegue con il dialogo tra assistente e fotografo, ma lo vedremo più avanti. Cosa ti costa fare una foto mentre corrono? Ma è possibile che non te ne freghi niente di niente? Analizziamo adesso la scena usando gli stessi criteri di prima. Nell'originale francese la scena è costruita su un unico concetto, incardinato su di una impalcatura dell'azione ben precisa che si muove su linee mediane il cui motore, narrativo, è una sfida, uno scontro. Nel remake italiano, invece, il dettato narrativo si snoda attraverso tre concetti, andando a storpiare l'impianto scenico originale. I concetti in campo sono tre, ben distinti e non collegati l'uno con l'altro. Oltretutto sono tre stereotipi triti e ritriti e decisamente opinabili. E sono l'infelicità del matrimonio, l'essere mammoni degli uomini italiani e, chiamiamola così, la stasi della generazione moderna o contemporanea. Verso la fine, il campo e controcampo che nella scena francese abbiamo visto svilupparsi tra il fotografo e la madre, qui prende un'altra piega. La scena si allunga e lo scontro si commuta tra il fotografo e l'assistente. Ma cosa ti costa fare una foto mentre corrono? Ma è possibile che non te ne freghi niente di niente? Di cosa mi deve fregare? Ma non lo so, di qualcosa, una passione, ci sarà qualcosa che ti piace al mondo? No, è tutto uno schifo. Senti Nico, tu vivi sul divano a farti le canne, al massimo puoi dire che è uno schifo il copridivano. Ma cosa ne sai del mondo? No, io mi fido delle recensioni, dicono tutti che il mondo è una merda. Vabbè, ma è un modo di dire, no? In modo... la vita... Dobbiamo correre ancora per molto? Ah, no, no, no! Perfetti, siete stupendi, potete andare a fare l'arrivo. La gag, quindi, della madre che entra in campo mentre il fotografo sta scattando le fotografie è solamente un espediente, fine a se stesso. Al contrario, invece, di quello che accade nella scena dell'originale francese, in cui l'ingresso in campo della madre non è un espediente, ma è un ingresso pienamente metaforico, metafora che porta con sé un pensiero ben definito, con un obiettivo ben preciso. Quindi per poter inserire questo nuovo dettato narrativo basato su tre concetti, su un'impalcatura scenica così ben strutturata, come quella dell'originale, non si può far altro che distorcerla.
Tant'è che nel nostro giocoso campo da calcio vediamo comparire una nuova linea. Questa nuova linea è la linea posta dalla decorazione. Questa qui. Quello che accade è che il movimento perde la sua vettorialità orizzontale per acquisirne una in diagonale. A motivo del fatto che il campo d'azione viene ridotto. Non è più l'attraversamento della madre di tutto il campo per arrivare a sfidare direttamente il fotografo, standogli addirittura alle spalle, quasi sostituendolo. Il movimento della madre diventa un movimento in diagonale perché il concetto non è più quello di sfidare il fotografo, appunto. La madre qui entra in campo per un capriccio, per un'esuberanza, e la gag si ferma qui, purtroppo. Per avere la stessa scena, però, la madre deve per forza superare una linea posta a metà tra il punto di partenza e quello di arrivo, che in questo caso è il figlio e non più il fotografo. La linea aggiunta, pertanto, è quella della decorazione. Ripetiamo, è necessario superare questa linea proprio perché altrimenti l'impalcatura scenica sarebbe saltata completamente insieme alla gag. E non essendo più un contraddittorio diretto, ma mediato da un equivoco, il movimento orizzontale perde di senso. Per lo stesso motivo la madre spunta da fuori campo e non da dietro gli sposi, cioè già in campo ma nascosta. La madre quindi attraversa la linea della decorazione con una direzione diagonale e arriva verso il figlio per la gag successiva dell'equivoco. Pertanto tutta l'azione scenica si esaurisce qui. Il movimento è in diagonale e la scena rimane in parallelo, poiché la distanza tra il fotografo e l'assistente e il trittico che si è formato rimane costante. Il motivo per cui la scena appare fredda rispetto a quella francese è proprio questo: manca lo scontro diretto tra le due parti del campo, mancandone la motivazione. È chiaro come la decorazione qui sia un quarto attore in scena, serve allo sviluppo diagonale e a sostituire quello che nell'originale francese è la centralità della coppia. L'altro motivo per cui la madre entra dalla posizione di fuoricampo è che il campo scenico si è ridotto, ed è questo. Quindi non si poteva andare dritti in questo modo, si sarebbe persa completamente la dinamicità. Posizionandosi qui invece dovrà successivamente scavallare la sposa in diagonale. E qui ci sta, è coerente con il concetto di maschio mammone, la madre scavalca la sposa per prendersi il figlio. Il fotografo qui fa semplicemente da sponda. La cosa interessante da notare è la debolezza che hanno gli spazi lasciati vuoti rispetto all'originale. Abbiamo visto prima come lo spazio lasciato a destra del fotografo nella scena francese sia fortemente collegato alla sfida lanciata dalla madre. Inoltre, lo spazio che intercorre tra gli sposi e la madre, mentre quest'ultima scatta sulla fascia, è un vero protagonista. Imprime una forza centrifuga che spinge la madre contro la parte destra. Questo spazio vuoto è lo spazio della foto in cui non bisogna stare, e noi che vediamo lo sappiamo bene. La forza che imprime questo vuoto è quella che dà l'accelerazione micidiale che piega lo spazio-tempo e permette alla madre di raggiungere la velocità della luce, creando un'ellissi temporale. Anzi, più che velocità della luce, diciamo una velocità smodata. Velocità smodata! Signore, non allaccia la cintura! Me lo sbatto la cintura! Velocità smodata! Via! Oddio, che ho fatto? Mi si sta incastrando il cervello tra le dita dei piedi! E dove caspita è andata? Vabbè, va, ciaone! Ora, il raffronto con bale spaziali ci serve per mostrare come un'iperbole funziona sia nella sua forma più evidente, sia quando è discreta e quasi impercettibile. Esaminiamo altre inquadrature dove sono presenti spazi vuoti, questa ad esempio. La decorazione a destra riempie completamente il campo visivo, rendendo l'inquadratura completa nelle sue parti. Confrontiamola con questa inquadratura del film francese. Lo spazio a destra è lo stesso spazio che dicevamo all'inizio. La madre, appena arrivata, si inserisce di forza nell'inquadratura, non spostando i personaggi già presenti. Lo spazio vuoto a destra ci ricorda dell'attacco della madre, che una volta arrivata, adesso, può far riempire di forza quello spazio che è il suo.
Non c'è bisogno di completare l'inquadratura perché quello spazio a destra parla e parla, diciamo così, da solo. Come abbiamo detto, il punto di arrivo nella scena italiana non è più la linea di fondo campo dove si trova il fotografo, ma la linea di centrocampo. Così che l'equivalente dell'inquadratura che abbiamo appena analizzato è questo, dove sono presenti la madre a sinistra, lo sposo, la sposa e la decorazione. Facciamo un'opera di magia e togliamo la decorazione. Che ne pensate? Cosa vi arriva guardando il fotogramma? Manca qualcosa. L'equivoco è di fatto già sciolto in partenza, anche perché è un equivoco banale, per cui uno spazio vuoto a destra non ha più senso. O si stringe l'inquadratura creando un movimento un po' innaturale o si aggiunge una decorazione che è e rimane fine a se stessa, è un riempitivo. Proviamo a rimetterla e vediamo l'effetto che fa. Facciamo un passo indietro e analizziamo questo spazio vuoto al centro tra gli sposi e la madre. Se nell'equivalente francese quello spazio imprime una forza centrifuga che spinge la madre verso la siepe di destra per poi darle l'accelerazione, qui è inutile. Anche qui togliamo la decorazione e vediamo l'effetto che fa. Il problema non è più che la madre è in campo rispetto alla fotografia da scattare. Ora il problema è equivoco madre-figlio. Pertanto una distanza prossemica non può essere giustificata da un equivoco, come dicevamo prima, frivolo e banale. E aggiungiamo per giunta forzato. Rimettiamo la decorazione ed ecco che l'inquadratura migliora. La decorazione è necessaria per mantenere l'impalcatura originale su un dettato narrativo completamente diverso. Peraltro, volendo forzare al limite l'interpretazione, la forma di infinito della decorazione suggerisce l'idea della ciclicità e ripetitività degli stessi stereotipi detti e ridetti, triti e ritriti. Alziamo il livello? Alziamo il livello. Vediamo una scena che solo in apparenza può non centrare nulla. Vediamo come si struttura una gag ad altissimo livello. E questo vale anche un po' per la scena francese, che avrebbe potuto essere, a nostro parere, ancora migliore e ancora un po' più dinamica. Come si scrive chambre? Non lo so. Merci, mademoiselle. Je prends les bonbons. Je ne prends trois. Les premiers, c'est pour moi. Les secondes, c'est pour la petite Charlotte. Merci. Et les troisièmes, à qui les donne? Merci, madame. À mon petit chien. Almeno che avevo un bonbon, invece niente. Ma che? Ma quello è mio. Sì, pure la sedia era mia. Ho detto bene stavolta. Buono le bonbon. Scrivete. Oui, madame. Les trois bonbons que j'ai donné, c'est un cadeau de ma mère. E va bene, grazie per essere arrivati fin qui, fateci sapere nei commenti se avete visto i film o solo uno di due, cosa ne pensate. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e se vi va mettete un bel like, condividete, condividete, condividete e noi ci sentiamo alla prossima. A bientôt!